Stefano, la grande attesa è finita, si parte sabato, grande attenzione, grande concentrazione, che campionato sarà per la Locatelli? Vabbè, questo è difficile dirlo adesso, abbiamo una squadra tecnicamente un po' indebolita dallo scorso anno, nel senso che abbiamo perso parecchi elementi anche di buon livello, sono arrivate delle giovani molto brave, molto volenterose da Imperia, poi abbiamo preso Emanuele Mori che è una ragazza che per me è una garanzia in categoria. Direi che l'ambiente è molto buono, si lavora bene, è il fatto che però purtroppo per questioni di distanza e altri motivi insomma ci alleniamo un po' poco assieme. E poi abbiamo anche un portiere, un problema grosso col portiere, perché i nostri due portieri degli ultimi due campionati sono impegnate come allenatrici, combinazioni in orari probabilmente simili a quelli della 2, quindi ci stiamo attrezzando per sopperire a questo in attesa della nostra porterina del 2003 che è promettente, ma è anche al primo anno vero di pallanuoto, con tre ragazze che si potrebbero alternare delle nostre attaccanti. Chiaro che perdiamo però un elemento di valore sotto. Va detto però che grande è l'attenzione che riservate sempre alle giovani. Il vivaio, mantenere un buon vivaio anche a livello numerico, non solo qualitativo, è già di per sé un successo. Sì, è un grosso risultato. Questo è il primo anno che abbiamo addirittura due squadre nell'under 15 femminile, che tra l'altro credo che sia una cosa mai successa in Liguria. Logicamente poi col numero contiamo di far crescere anche la qualità di queste ragazze, sono ancora un po' indietro, un po' giovani per essere prese in blocco e portate in prima squadra, ma diciamo che costituiscono il nostro futuro, stiamo continuando a lavorarci, abbiamo delle collaborazioni importanti come società a partire dal Quinto, dall'Andrea Doria, dalla Prorecco Academy con i nuotatori genovesi Albaro, ci danno una mano la Crociera, Sturla, ci danno una mano anche altre società a avere un vivaio molto importante. E per prima chiaramente devo citare la scuola pallanuoto qui della Sciorba di MySport diretta da Alberto Bodrato, dalla quale chiaramente attingiamo il numero maggiore di nostri atleti. Torniamo al campionato, sarai soddisfatto se? Se ci salviamo, non possiamo pensare di ambire qualcosa di più. C'è da dire però che secondo me, a parte tre squadre che si staccano abbastanza di livello, e purtroppo due di queste tre le affronteremo nelle prime due giornate in casa, quindi praticamente la prima e la terza di campionato, e che sono il Como e il Trieste, l'altra è la retrocessa Bologna che viene dalla 1, quindi mi aspetto che abbia un tasso tecnico e agonistico piuttosto importante. Le altre sono tutte squadre alla nostra portata, il che non vuol dire che le si vada a battere, ma che dovrebbero esserci partite molto interessanti, molto, molto equilibrate, quindi mi auguro che il pubblico che ci verrà a vedere si diverta. Per entrare a far parte della famiglia Locatelli come si può fare? Vabbè, basta andare sul profilo Facebook nostro in questo momento, perché il sito è in via di ristrutturazione, ci sono i vari contatti, le email, ci si iscrive e si entra ben volentieri a far parte di questa famiglia, hai detto la parola giusta, credo, assolutamente. Anzi, noi diamo un invito a tutte le ragazze e ai ragazzi, anche perché non dimentichiamo che abbiamo un settore maschile in crescita forte, abbiamo quest'anno un under 13, un under 15 e la prima squadra che l'anno scorso ha conquistato la promozione in Serie B, che per me è un risultato iper prestigioso, e iniziano un giorno prima di noi, quindi sabato la prima squadra affronterà lo Sturla in un derby proibitivo alle ore 20 a Sori e noi alle ore 15 alla Sciorba domenica giocheremo appunto contro il Como. Quindi iscriveteci e sarete accolti con i giusti onori nella nostra famiglia. Speriamo che molte ragazzine dal 2005, 2006 fino al 2010 possano venire a far parte della nostra squadra. Alessandro, lo scorso è stato un campionato veramente emozionante, lo avete giocato molto bene. Che cosa puoi trarre d'esperienza da quella che è stata una bella vittoria? Beh, innanzitutto, come ha detto il capitano, la vittoria è stata una vittoria del gruppo e io devo ritenermi molto fortunato ad avere dei ragazzi così volenterosi e un capitano veramente all'altezza della situazione. Era qualcosa di atteso o è stato inaspettato il passaggio di categoria?
Beh, no, ci abbiamo lavorato, ci avevamo già lavorato l'anno precedente, la squadra era motivata e consapevole che l'obiettivo era quello da raggiungere, con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, ma siamo riusciti a superarle. Ora si alza l'asticella però. Sì, adesso chiaramente la categoria è superiore, le squadre sono ben organizzate e forti, ma noi cercheremo di farci trovare preparati. Quali sono secondo te le insidie e quali possono essere i punti di forza della Locatelli? Beh, noi continuiamo a dircelo che il punto di forza deve continuare a essere il gruppo, l'unità del gruppo e l'umiltà di tutta la squadra. Le insidie possono essere un po' di mancanza di esperienza nella categoria superiore, ma speriamo dopo le prime partite di aver colmato il gap. Michele, allora queste giovanili della Locatelli come stanno? Siamo in crescita ogni anno, diciamo che le giovanili femminili è un po' di anni che abbiamo iniziato a fare questo lavoro e devo dire che ogni anno stiamo sempre crescendo, migliorando e sempre ogni anno reclutando nuove ragazze, quindi questo è importante per il movimento. Invece a livello giovanile diciamo che siamo agli albori e questo è è il secondo anno che facciamo anche giovanili maschili. Devo dire che stiamo crescendo piano piano sia come numero e anche come valore di ogni ragazzo, quindi questo è molto importante e positivo per il futuro, che speriamo che sia sempre più prosperoso, diciamo. In quali campionati giocano queste ragazze e questi ragazzi? Allora, visto che siamo agli inizi, come sia maschile che femminile siamo impegnati nell'Under 13 e nell'Under 15. Questi sono i due campionati dove abbiamo iniziato a lavorare, diciamo. L'obiettivo è favorire un futuro inserimento nelle prime squadre? Ma sicuramente questo è l'obiettivo. L'obiettivo principale è che in un futuro, quindi tra un paio di anni, quando queste ragazze e ragazzi cresceranno, sicuramente l'obiettivo principale è che le nostre prime squadre vivano dei nostri vivai, in pratica. Quindi questo è l'obiettivo principale della società.